Ciao followers, buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova seduta con il vostro più buffo cari followers. Buona giornata a tutti voi. Stasera giochiamo in Champions League, partita importantissima, quindi mi raccomando, fatevi un frullato di vitamine, vi voglio carichi, vi voglio tosti per fare il tifo per la nostra squadra. Partita importantissima. Poi dobbiamo andare a vedere, ragazzi, il delirio dei nostri detrattori, perché c'è il delirio di quelli che comunque sono contrari alla nostra squadra, hanno un altro tifo. E quindi per ordini dei loro padroni, loro sono costretti ad azzerbinarsi per parlare male della Juve perché è la loro ossessione e perché comunque li fa comodo, visto che comunque hanno dei ritorni, degli introiti, un certo tipo di personaggi che andremo a vedere insieme. Ad ogni modo, followers, attenzione, prima di iniziare la seduta di quest'oggi, io vi ricordo il momento tenerezza, voi sapete che è importante fare l'iscrizione al canale. Poi se non fate l'iscrizione, ragazzi, non succede nulla, io non dico niente. Ma poi, Peppino Chinè ha detto Sobuco, poi vi viene a cercare e non vi lamentate. Vista la nostra intimità, alla fine, ragazzi, se non lasciate un like, poi lui vi viene a cercare. Io vi avviso, poi alzo le mani e io non vi ho detto nulla. Poi adesso parliamo di cose importanti. Attenzione perché stasera noi giochiamo in Champions League. Alla fine noi non meritiamo di giocare la Champions League perché voi sapete che al posto nostro ci doveva essere il Piagnapoli perché la Juve ruba innanzitutto e poi perché ragazzi loro hanno inventato l'Urlo Champions e ci dovevano andare loro in Champions. Però siccome noi rubiamo ci siamo noi in Champions e loro staranno comunque sul divano in pantofole a guardare la partita. Cercando comunque con la lente di ingrandimento qualche episodio per dire ah la Juve ruba vedete anche per piangere no? Per poi esultare in caso di sconfitta della Juve ci mancherebbe per loro è come vincere due Champions e 10 scudetti quando la Juve perde una partita perché possono finalmente fare baldoria però followers non si tratta di questo noi giochiamo contro lo Stuttgart lo Stoccarda loro giocano con Sto Cactus noi giochiamo con lo Stoccarda. E uno dice, lo Stoccarda è famosissima per le sedi di Mercedes-Benz e della Porsche, famosissima per i vigneti e il vino, famosissima per il cartone. Ah no, ragazzi, scusate, quella è Milano, la cartonese di Milano, sto sbagliando. Però sono famosi per tante altre cose, ragazzi, attenzione, anche per le terme minerali, però noi alla fine calcisticamente non è che siano invalicabili come il Barcellona e il Real Madrid, quindi dovremmo cercare di portare a casa i 3 punti per essere a punteggio pieno, visto che comunque al momento abbiamo 6 punti, siamo a punteggio pieno, mentre altre squadre, soprattutto altre italiane, non sono a punteggio pieno. Quindi ci farebbe comodo riuscire ad approfittare di questo avversario per poter portare a casa ancora 3 punti in Champions League. Vediamo un po', abbiamo recuperato McKennie. Il nostro allenatore li sta studiando, sicuramente metterà in atto una pratica, una tecnica, una tattica sublime per portare a casa i 3 punti. Ad ogni modo, stasera vediamo un po' che cosa succede, però followers, devo pensare a cose più importanti. Voi sapete che la PGC attende degli atti, no? Io mi ricordo che il 9 di settembre, scusate, il 9 di ottobre ci avevano detto una cosa, no? Inchiesta Ultras. La procura PGC, ve lo faccio leggere. Scusate, era il 10 di ottobre, la inchiesta Ultras, la procura FIGC, Federazione Interista Giuoco Cartonato, attende gli atti che potrebbero arrivare la prossima settimana. Poi Peppino Chinè, che comunque è amico mio, lo ripeto, valuterà i possibili illeciti dei tesserati della SFU Inter e del Milan. Era il 10, ragazzi, siamo comunque al 13, scusate, al 23. Quindi sono 11 giorni, 12 giorni, 13 giorni, ragazzi, 13 giorni, però ancora non è arrivato niente. È molto strano, probabilmente li stanno portando in bicicletta, quindi o probabilmente hanno fatto una spedizione con il pacchetto 5A delle Poste Italiane, dice, vabbè, mando questo pacchetto con il pacchetto che si chiama 5A, vuol dire che arriva in 5 anni. Giusto in tempo per poter applicare la prescrizione, ragazzi, perché di questo si tratta. Bisogna applicare la prescrizione perché sono comunque delle cose importanti e quindi c'è fretta e almeno 5 anni di tempo. Così Peppino Chinè dice: cavolo, con gli occhialini, no? Cavolo, non posso rispondere. E allora vediamo che cosa succede, ragazzi. Comunque, la FIGC sapete che è sempre molto celere quando si parla della Juventus. Invece, quando si parla di altre squadre,
tanto celeri non lo so. Comunque, la FIGC, io vi voglio far vedere che ho delle diapositive. Delle diapositive che mi ha mandato l'utente Mirko, io lo voglio salutare, lo voglio ringraziare. Vedete che lui mi ha mandato queste foto della FIGC. Io preferisco la diapositiva B perché è più bella, ragazzi. Io ve la voglio far vedere che la diapositiva B è molto più carina. Io dico che si capisce, manca proprio il puntino sulla I. Vedete, FIGC senza puntino con la I, FIGC col puntino con la I. È molto più bella. Ringrazio Mirko per la bella foto perché descrive in pieno la nostra FIGC. Ad ogni modo, followers, parliamo un attimo di alcuni giornalai. Voi sapete che loro sono contro di noi. Dobbiamo parlare di loro. Alla fine questi qua dicono, no? Attenzione. Biasino, per esempio, no? Dice, oh, molti mi scrivono perché i giornali e i giornalisti non parlano del caso Agnelli perché hanno paura. Ma sfogliateli i giornali. Questo era un articolino, vedete, del 2017, quando c'erano le indagini in corso sulla Juventus. Vedete che Fabrizio Biasin, lui fiero, dice gli altri non parlano della Juve, ma io ne parlo. Ma quale paura? Vedete, lui si fa vedere quando uno ha le qualità, le mette in mostra. Dice, io non ho paura, io parlo quando c'è da parlare. Vedete che lui faceva questo articolino sul Libero Sport. Agnelli sulla griglia, ma che bravo questo giornalista, no? E lui, vedete, che diceva, no? E io ve lo leggo qui sotto, anche se è molto piccolo, io ve lo voglio leggere qua, dice, no? Giuseppe Pecoraro, procuratore della FIGC, convoca il presidente della Juventus. Secondo gli 007 della Federcalcio, i dirigenti bianconeri avevano rapporti costanti e duraturi con gli ultra. Il club rischia una ammenda e la penalità. Questo era quello che scrivono sui giornali. Peccato che poi Giuseppe Pecoraro si è rivelato un tifoso juventino, un tifoso del Pianiapoli, uno che comunque odia la Juventus. È peccato che tutto quello che c'è scritto qui, questi presunti rapporti costanti e duraturi, alla fine non esistevano, perché Pecoraro si sbagliò e inventò una telefonata che non esisteva di Andrea Agnelli. Giustamente tutto a posto, e alla fine a lui gli hanno detto, vabbè, hai fatto il tentativo, ci hai provato, bravo, una pacca sulla spalla e tutto a posto. Pecoraro alla fine non è che ha fatto niente di grave, cioè alla fine non fu nulla, semplicemente Andrea Agnelli fu costretto a comparire davanti all'antimafia semplicemente perché Pecoraro il suo lavoro lo fece in una forma un po' folcloristica. Si voleva inventare che Agnelli parlava con quelli della mafia, quando alla fine erano tutte bugie. Vedete, ragazzi, che secondo me Fabrizio Biasin, non ricordo se quell'articolo era suo, però vedete, il giornalista che ha scritto questo articolo è anche Fabrizio Biasin, perché poi vedete voi, riportando un articolo sui social, tu che sei giornalista, secondo me tu e il giornalista che ha scritto quell'articolo andreste entrambi radiati dall'ordine dei giornalisti. Io, è un mio parere, secondo me vanno radiati, e ve lo spiego subito perché. Perché se tu sei giornalista, alla fine è facile, fai gli articolini, scrivi, prendi carta e penna, ah, scrivo, sono bravo, così a scrivo. No, non è così, perché ci sono delle regole, dei dettami dell'ordine dei giornalisti italiani che dicono, attenzione, tu puoi scrivere quello che vuoi, ma quando ti accorgi che hai scritto una bargigiata, tu stesso devi fare un altro articolo spiegando che comunque tu quel giorno hai fatto un articolo scrivendo una falsità. Ebbene, il nostro Biasin e neanche il suo collega si sono divertiti a scrivere falsità sulla nostra Juventus, per cui restare muti, non hanno mai aperto bocca per chiedere scusa scrivendo per le falsità che hanno scritto durante quei mesi quando c'erano delle indagini sulla Juventus. Però vedete che Fabrizio Biasin gonfia il petto, io non ho paura, ma che paura di che? Quando adesso ci sono le indagini sulla SF Inter di Milano, siccome Fabrizio Biasin sanno tutti chi è che l'ha messo lì e il perché ce l'hanno messo, visto che lui comunque è un giornalista molto vicino alla squadra nerazzurra, giustamente lui adesso la paura gli arriva
Ed è muto, non può scrivere con la Juventus, siccome era la squadra che loro comunque odiano, era una squadra dove comunque non c'è nessun tipo di restrizione. Ma quale paura! E faceva il duro. Adesso, siccome si parla dell'Inter, siccome sono loro che comunque gli danno da mangiare, lui muto, avanti, fai finta, parliamo di tutt'altro, così come faceva la Gazzetta, no? Che parlava dell'autobus che si guida da solo, dei dolcetti alla crema e tutte queste cose. Ragazzi, questa purtroppo è l'Italia, non si può fare nulla. Attenzione perché, ragazzi, non è l'unica cosa che ha fatto Biasini, io ve la voglio far vedere, vi voglio far ascoltare questi pochi secondi di un intervento che ha fatto lui sul pressing, ve lo faccio ascoltare. L'idea che l'Inter debba giocare sempre come il Sempre. Barcellona di Guardiola, secondo me dobbiamo levarcela dalla testa, perché non può giocare sempre come il Barcellona di Guardiola, deve giocare Non ha anche mai giocato come il stanca. Barcellona di Guardiola, tranquillo. Secondo me sì, invece. Attenzione ragazzi, non so se si è ascoltato bene. Se ti ho ascoltato, gli dicono, vabbè, ma l'Inter, la cartonese, non può giocare sempre come il Barcellona di Guardiola. E Zazzaroni gli chiede, ma perché Fabrizio? La cartonese gioca come il Barcellona di Guardiola? Secondo me sì, secondo me sì. Ah, lui sì, adesso un'altra trovata la Biasina. Adesso la cartonese gioca come il Barcellona di Guardiola. Ragazzi, poi sono opinioni, ognuno ha le sue opinioni. Così come ragazzi ha detto la sua opinione, lui ha parlato di Cagno che ci tiene lui stesso a precisare, dice guarda, io sono tifoso della Lazio. E si vede comunque perché anche politicamente dà proprio l'impressione lui di essere veramente un tifoso della Lazio. E lui stesso dice: guardate, io sono tifoso della Lazio, ma per me Fabiani è un pagliaccio. L'ha definito pagliaccio perché giustamente lui dice parlare di pugni quando alla fine non c'è nessun pugno. Vedete, lui lo dice. Ma così come ragazzi, non è l'unico. Attenzione perché Massimo Mauro, dopo che comunque anche Zazzaroni aveva definito Iltiz un giocatorino. Dicendone di tutti i colori, paragonandolo a Totti che non vale né niente, invece Totti era bravo. Vedete che adesso ci sta lui, Massimo Mauro, che appresso mi dice: Ildiz mi sembra un Chiesa che è venuto male. Vedete, queste sono le parole, parlano tutti contro di noi perché ragazzi, bisogna spostare il focus, bisogna toglierci dalla testa queste indagini che ci sono comunque sulla curva della SFU Inter di Milano, perché ragazzi, come avevano detto, bisogna spostare il focus e dobbiamo parlare di altro. E quindi stanno parlando male della Juventus e io qui vi voglio sfatare un mito. Vi voglio dire come stanno le cose, qual è il mio pensiero. Ragazzi, qui è normale, ma queste cose sono sempre esistite da sempre, ragazzi. Loro dicono, no, che gli episodi alla fine dell'anno, gli episodi arbitrali, i torti e i favori si compensano. Io voglio sfatare questo mito, ma soprattutto per i tifosi delle squadre medio-piccole e medio-grandi, che non sono le squadre che stanno giocando lo scudetto. Ragazzi, l'anno in cui la Roma comunque se la gioca per vincere lo scudetto contro la Juve, la Roma viene aiutata arbitrariamente. Sempre. Dal punto di vista proprio degli arbitri, viene favorita nettamente. Quando è l'anno del Piagnapoli, vi ricordate gli anni che il Piagnapoli arrivava eternamente secondo, con tanti cetrioloni che gli entravano nel deretano, tutti i piagnapoletani? Vi ricordate che loro parlavano la Juve ruba, la Juve ruba? Ma se voi vi ricordate, andate a vedere in quei campionati, loro erano quelli che ricevevano tantissimi favori arbitrali, eppure così non riuscivano a vincere il campionato perché la nostra Juventus era la più forte. Ragazzi, gli episodi arbitrali si compensano. Per tutte le squadre del campionato, eccetto due, la Juventus che viene sfavorita e la squadra che ogni anno se la gioca con la Juventus per vincere lo scudetto, che viene favorita per cercare di non far vincere la Juve. È sempre così. L'anno scorso puntavano sulla SFU Inter di Milano e si è visto la Marotta League quanti episodi hanno avuto a favore. E quest'anno la FIGC punta, di cui abbiamo visto la diapositiva all'inizio del video, la FIGC. Ragazzi, i pagliacci di quest'anno hanno puntato sul Piagnapoli. Vedete che il Napoli, infatti, in classifica, i punti che ha in classifica, almeno quei 6-7 punti che ha il Napoli in classifica, sono dei punti ladrati, rubati, illeciti, illegali, perché li hanno ottenuti con dei favori arbitrali così vistosi che proprio si vede che hanno rubato. È normale, è sotto gli occhi di tutti. Quindi,
quando ci vengono a dire gli episodi arbitrali alla fine si compensano, non si compensa proprio una ceppa, perché si compensa per gli altri, quando alla fine la Juventus è la squadra che si è visto dall'inizio dell'anno delle decisioni arbitrali assurde, espulsioni inventati, gol annullati per motivi futili, di tutto. Perché ragazzi, la FIGC è così, l'ha detto De Siervo, deve vincere ogni anno una squadra diversa, che non è la Juve, lo hanno detto esplicitamente. Ad ogni modo, followers, la seduta con il vostro Yugufo termina qui, io vi ricordo il momento tenerezza, fate l'iscrizione al canale, noi ci vediamo nella nostra prossima seduta, lasciate un like, chi non si iscrive al canale è un De Siervo. Yeah.